sì, la Subida alla Stella Michelin l'abbiamo ricevuta nel 2008, è stato un grande stimolo per noi, è un grande onore essere premiati con la Stella Michelin, ha fatto sì che anche noi giovani dietro Josh e Loredana cominciassimo a diventare protagonisti dell'azienda e a darci sempre più da fare. Allora, siamo partiti da delle ricette del nostro ristorante, delle ricette di Selvaggina, perché noi puntiamo molto sulla cucina di Selvaggina. Dunque avevamo due ricette sempre di Selvaggina vicina, una era con la lepre, le fave di cacao e le castagne, l'altra era con il fagiano e l'azzeruolo. Abbiamo fatto tutte e tre le prove, soltanto che diciamo quella che è uscita meglio e che ci sembrava più opportuna fare è quella che abbiamo scelto, e che è una terrina, è una pastetta di cervo con il pistacchio. Devo dire che uno stabilimento di produzione così di patè, di cose del genere, io non l'avevo mai visitato e sono rimasto molto colpito dalla tecnologia che si usa e che Argheta mette in atto per preparare e per poi cucinare, confezionare tutti i passaggi finché porta il suo prodotto alle scatolette. E quello che mi ha impressionato di più sono i tecnici che fanno le prove di ricerca per i gusti di questi patè, che veramente riescono a calibrare al grammo quello che uno pensa. Il problema più grosso sono proprio riuscire a capire, secondo me, i tempi di cottura della carne prima che vadano in autoclave, perché se si porta troppo avanti la cottura del patè nei loro, chiamiamoli pentoloni, insomma, prima che vadano confezionati e poi passati in autoclave, l'autoclave allunga di molto la cottura che si ha e dunque porta a un gusto totalmente differente. Siamo molto contenti del risultato finale, anche perché non ci aspettavamo una similitudine, un gusto così vicino a quello che avevamo pensato noi, perché pensavamo che con la cottura in autoclave per confezionare le scatolette si perdesse molto più gusto, invece è venuta molto molto buona. Lovec, tudi naša gostilna se kliče pri lovcu, preden je postala Subida. Pašteta k lovstvu stoji zmeri, moj kis z pašteto glih tako dobro. Iz tega vidika sem se odločil na to. Bili smo v tovarni v Izoli, ki sem dobil izredno kakovostno in napredno v tem, kar se dela. Postopek predvsem izredno pozoren in napreden. Z ekipo smo se hitro razumeli in moram povedati, da po parih idejih, ki smo jim dali, se je hitro, je prišlo hitro do izraza en proizvod, ki je bil za nas zelo interesanten, v katerem je bil naš doprinos čitljiv.